I criteri ambientali minimi nel settore dei rifiuti sono attuabili direttamente o devono essere trasformati in criteri inseriti nei contratti di servizio? Ecco, i criteri ambientali minimi considerano il sistema della gestione dei rifiuti come se fosse sempre o quasi sempre gestito attraverso gare d'appalto. In verità non è così. Normalmente le amministrazioni comunali passano per contratti di servizio. Che cosa abbiamo davanti quando dobbiamo gestire un servizio relativo ai rifiuti urbani? Abbiamo davanti le deliberazioni dell'ARERA, cioè dell'Agenzia, dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente, che sono una legge nel campo della gestione dei rifiuti. Abbiamo davanti un CAM, dei CAM che mi dicono come devo regolamentare le attività di gestione dei rifiuti urbani, e abbiamo davanti il contratto di servizio. Il contratto di servizio è quello che dobbiamo rendere green, cioè dobbiamo fare quell'attività che viene conosciuta come greening del contratto di servizio. Dobbiamo renderlo verde. I CAM che cos'è che ci dicono? Che cosa regolamentano? Regolamentano i servizi di raccolta e trasporto, i servizi di pulizia e spazzamento, i contenitori e i sacchetti per il conferimento e per la raccolta dei rifiuti urbani e i mezzi di trasporto e di raccolta che vengono utilizzati. Queste quattro aree sono le quattro aree dei CAM. Come sono organizzate? Sono organizzate in un modo semplice. Abbiamo 39 criteri, di cui 19 obbligatori come clausole contrattuali per i criteri di raccolta e trasporto. Per i servizi di pulizia e spazzamento abbiamo 22 criteri, di cui 13 obbligatori come clausole contrattuali. Per la fornitura di contenitori e sacchetti abbiamo 10 criteri, di cui 4 obbligatori come clausole contrattuali, e per i mezzi di raccolta abbiamo 11 criteri, di cui 5 obbligatori, 4 come specifiche tecniche e 1 come clausole contrattuali. Complessivamente i criteri ambientali minimi individuano 82 criteri complessivi, 61 per i servizi, cioè raccolta, trasporto, pulizia e spazzamento, 21 per le forniture di contenitori, dei sacchetti o dei mezzi di raccolta. Posso adottare direttamente i CAM? Cioè posso prendere i CAM così come sono e inserirli all'interno dei contratti di servizio? No, questo lo posso fare con grande difficoltà. E allora che cos'è che devo fare? Come si regola il contratto di servizio tenendo conto dei criteri ambientali minimi? Devo avere davanti a me quattro domande, devo rispondere a queste quattro domande. Il primo è: che cosa regola il contratto di servizio tra il mio comune e la mia azienda municipalizzata? Quali sono quelle aree che vengono regolamentate? Secondo, ci sono delle aree che vorrei aggiungere da regolamentare nel nuovo contratto di servizio che terrà conto dei CAM? Terzo, ci sono delle aree che restano fuori perché non vengono regolamentati servizi che ad esempio sono extratari, cioè non fanno riferimento alla tariffa, non sono pagati con la tariffa sui rifiuti. Cosa viene regolato successivamente dalla stessa azienda municipalizzata attraverso gli acquisti? E la quarta domanda: lo posso regolamentare attraverso il CAM? Per applicare il CAM ho alcune fasi, quindi. La prima è: analizzo quali dei servizi, raccolta e pulizia, forniture, contenitori e mezzi devo prendere in considerazione nel contratto di servizio. Seconda fase: analizzo quali degli 82 criteri posso applicare partendo dai 41 criteri obbligatori e i 41 facoltativi, cioè mi faccio la domanda: quali di questi criteri devo inserire nel contratto di servizio? Alcuni di questi criteri li posso prendere dal CAM e inserire nel contratto di servizio, ed è la terza fase, stabilendo le modalità di svolgimento, le specifiche tecniche del servizio stesso.
In ultimo, alcuni altri li inserirò come indicazione da fornire all'azienda municipalizzata per effettuare le gare d'appalto, perché sono magari attività che verranno regolate direttamente da quelle aziende. Quindi i CAM che cosa sono? Ci danno delle indicazioni fondamentali, ma non le posso prendere ed inserire direttamente, perché parlare di criteri premianti quando parlo di contratti di servizio non è la modalità giusta. Non devo premiare nessuno, devo decidere quali tra i criteri obbligatori e premianti avrà la mia azienda municipalizzata nel proprio contratto, riferita alle aree che è necessario rendere green. È un'attività fondamentale, è un'attività che richiede l'impegno delle pubbliche amministrazioni e un ragionamento sugli obiettivi che il CAM vuol perseguire: prevenire, minimizzare, gestire in modo più corretto.